Buonasera, cari telespettatori. Va adesso in onda per la serie Fermata Obbligatoria 2.0 i sondaggi di Letizia e Felice, dal titolo... In segreto. Carissimi amici di Fermata Obbligatoria, non siamo spariti, ma siamo stati impegnati a lavorare e migliorarci per offrirvi migliori servizi, migliori sondaggi. E quindi ci avete ricercati, ma dove sono i sondaggi? Dove sono i sondaggi? I sondaggi sono ritornati e stasera ci troviamo dove? Allo scacco matto, vedete il logo che cambia sempre luci. E stasera cosa andremo a chiedere ai nostri amici calatini? Fenomeno in segreto. Ok, in segreto, che è un sito che nasce diversi anni fa, dove le persone appunto anonimamente potevano confessare i loro segreti, ma a Caltagirone invece cos'è successo? Hanno aperto anche qui una pagina Facebook dedicata a In Segreto Caltagironese, ma usato come una sorta di cortiglio virtuale. Lo utilizzano come usbergo, quindi andiamo a chiedere ai nostri amici calatini cosa? Cosa ne pensano su In Segreto Caltagirone? Restate con noi. A tra poco. Ciao. Ciao. Allora, noi siamo già molto frizzanti in compagnia di Ilaria. Dunque, carissima, cosa ne pensi di In Segreto? Lo conosci? Sì, purtroppo lo conosco. Ho messo mi piace perché vedo le cose stupide che vengono scritte su quella pagina, perché sono persone ignoranti, a mio parere, che non hanno le cosiddette scatolette di dire le cose in faccia a tutte le persone e si nascondono dietro un profilo per scrivere tutto sulle persone. Ok, Andrea, cosa ne pensi della pagina In Segreto Caltagirone? Allora, direi che è una cosa molto squallida, in quanto le cose o le si vanno dette in faccia oppure non si dicono. Questa, esatto. Ma perché tutti questi calatini hanno questa voglia di nascondersi dietro questa pagina e insultare e offendere gli altri? Perché non hanno le bip per dirle in faccia, è ovvio. Dunque, tu conosci In Segreto Caltagirone? Certo. Cosa ne pensi? Beh, come dire, penso che per certe cose sia giusto e certe cose no. Quindi tu pensi che comunque In Segreto Caltagirone venga usato un po' come un usbergo? Sì. Un paese falso. Conosci In Segreto Caltagirone? Sì, lo conosco molto bene. Cosa ne pensi? Ne penso che mi hanno citato anche in questo sito, che non so chi sia, siano tante persone, dove io e le mie amiche ci prendevano proprio in giro. Penso che meglio magari se una persona ha una cosa da dire, te la dica in faccia, anche se fa male, però la dica in faccia, però tramite una chat, una cosa, non ha proprio senso. Un paese falso. E vorrei dire che le balene hanno una grande ammirazione. Cioè, nel mare sono stupende e le persone le guardano sempre. Quindi io mi sento pure una balena, non ne ho problemi. Ci avete rotto, basta! Siamo in compagnia di... Roberto. Roberto, Roberto, Roberto. Dunque, conosci In Segreto Caltagirone? Sì, ne ho sentito parlare. E cosa ne pensi? Ovviamente è una stupidaggine questo gruppo su Facebook che hanno fatto, perché comunque non viene utilizzato per aiutare il paese o cosa, anzi viene solamente a offendere le persone e basta, perché ovviamente ci sono tante persone sensibili che ne possono uscire malamente, possono anche entrare in una fase depressiva, ovviamente. Sentendosi sempre offendersi, dirsi male parole, uno se è debole può cadere in depressione, fa solamente del male. Ciao ragazzi, dunque conoscete la pagina Facebook In Segreto? Sì, purtroppo sì. Sì. Cosa ne pensate? Sono favorevole alla rimozione di questo gruppo, diciamo.
Sono favorevole anch'io alla chiusura di questo gruppo perché parlano solamente gossip, ci solo gossip, bla bla bla, chiacchiere. No, si chiama Curtiglio. Curtiglio, diciamolo alla Galatina, sì. Quindi facciamo uno slogan, no al Curtiglio Galatino. Uno, due, tre, no al Curtiglio Galatino. Ci avete rotto, basta. Ubaise Fauso. Sara, cosa ne pensi della pagina In Segreto Caltagirone? Che secondo me tutto si dice in faccia. Perché questi galatini hanno questa voglia di nascondersi dietro uno schermo e insultare la gente? Non lo so, perché c'è molta ipocrisia forse. Ubaise Fauso. Ma voi sapete della pagina In Segreto Caltagirone? Sì, sappiamo un po' male. Io pochettino poco. No, cosa ne pensate di questa pagina? Allora, è una pagina interessante perché si parla di un po' di cose che possono essere utili, va, per tutte le persone. Possono essere utili, va, per tutte le persone. Allora, io ne posso pensare che se uno deve dire una cosa, secondo me la può dire direttamente. Anche lui la sa, anche lui qualche cosa sa. Venga Ciccio, anche lui sta presentati. Come ti chiami? Ciao Francesco, cosa succede? Cosa ne pensi della pagina In Segreto Caltagirone? Secondo me non serve a niente perché le persone dovrebbero dire quello che pensano in faccia. In faccia, e in faccia si dice. Come noi sappiamo. Non è meglio dire in faccia le cose oppure così, giusto? Io non l'ho mai usata e non penso di usarla mai. Anche io perché. Non dire, io non si può dire, manco lo sapevo perché infatti non uso queste cose, le dico da faccia. Cioè, però si devono dire in faccia, va? Però diverse cose le ho lette. Non uso queste cose, le dico da faccia. Ci avete rotto, basta! Ubaise Fauso. Conosci In Segreto Caltagirone? Ne ho sentito parlare. E cosa ne pensi? Allora, penso che in realtà a livello di Curtiglio va benissimo, parliamo, sparliamo quanto vogliamo, però penso che se ne parlassimo di fronte, faccia a faccia, sarebbe dimostrare che persone siamo veramente, invece che parlarne di nascosto. E quindi una conclusione, che la verità in faccia fa sempre bene. Allora Letizia, abbiamo capito un po' cosa ne pensano i galatini su In Segreto oppure no? Ma io ho un dubbio, cioè nessuno scrive, tutti vogliono che si chiude la pagina, allora sei tu che scrivi? Io? Ma allora, Calatini, chi è che scrive sulla pagina In Segreto Caltagirone? Mistero misterioso! Vi troveremo! Ci avete rotto, basta! Ubaise Fauso!